uomini e donne, non è ancora finita tra Eda Platano e Mario Cusitore. Quando ci sarà il confronto in trasmissione? L'attesa sta per terminare e il pubblico non vede l'ora di conoscere i nuovi protagonisti dello show. Dopo lo stop estivo, Uomini e Donne riparte su Canale 5 al consueto orario delle 14:45. La data di partenza dovrebbe essere quella di lunedì 16 settembre, quando i telespettatori potranno conoscere i nuovi volti della trasmissione. Nuovi, ma anche vecchi, poiché in studio torneranno diversi ex protagonisti del dating show targato Maria De Filippi. Compreso Mario Cusitore. Il napoletano era presente nella prima registrazione del programma, tenutasi il 28 agosto, ma non ha raggiunto il suo obiettivo. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Mario sarebbe tornato in studio esclusivamente per un confronto con la sua ex Eda Platano. Quest'ultima, però, che dovrebbe essere ancora una volta tronista, era assente per motivi di salute. Il faccia a faccia, però, potrebbe essere soltanto rimandato, ecco quando si terrà. Mario Cusitore torna a Uomini e Donne per un confronto con Eda Platano, quando accadrà? Mario voleva parlare con Eda ma si è ritrovato a litigare con Armando Incarnato e Cristina Tenuta. Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne di questa stagione è accaduto di tutto, tranne quello che Cusitore si augurava. L'ex corteggiatore di Eda era tornato in trasmissione per rivedere la stylist bresciana, ma quest'ultima non era presente in studio. Secondo gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, Eda non solo tornerà, ma sarà la quarta tronista dell'edizione, al fianco di Francesca, Michele ed Alessio. Il confronto con Mario, insomma, sarebbe stato solo rimandato perché, secondo Pugnaloni, si terrà già nella prossima registrazione del programma, prevista per mercoledì 4 settembre. Secondo le indiscrezioni, nel corso dell'estate il partenopeo avrebbe provato più volte a riavvicinarsi a Eda ma senza lieto fine. La Platano deciderà di perdonarlo e di riaccoglierlo tra i suoi corteggiatori anche in questa stagione? Al pubblico non resta che attendere la prossima registrazione per scoprire di più, con la possibilità di un colpo di scena. Stando a quanto rivelato da Pugnaloni, Riccardo Guarnieri potrebbe essere tornato singolo e non si esclude un suo ritorno in trasmissione, dove, appunto, ritroverà la sua ex storica Eda. Gli ingredienti ci sono tutti, sarà una stagione ricca di intrecci e sorprese.